Il tema è quello dei dati di osservazione della Terra come dati open. Giovanni citava il fatto che nell'ambito del programma Copernicus, che è uno dei programmi più importanti a livello europeo per il monitoraggio ambientale, è previsto che vengano lanciate a partire dal prossimo mese, quindi fra un mese circa, inizierà il lancio di una costellazione di satelliti chiamati Sentinel, sentinelle che acquisiranno dati sul territorio europeo e in realtà a livello globale, e che ormai è abbastanza chiaro che saranno resi disponibili con licenze di tipo open per gli enti pubblici europei. Naturalmente i temi che hanno allungato un po' la discussione sono quelli citati stamattina da Palmirani, quindi tutti quelli relativi alla privacy e alla sicurezza di queste informazioni, ma ormai questa è la tendenza verso cui si sta andando. Quindi questi dati saranno disponibili in maniera open e questi dati potranno essere utilizzati quindi per estrarre delle informazioni. Quando parlo di estrarre informazioni a valore aggiunto da questi dati, faccio riferimento al fatto che noi oggi possiamo usare questi dati, quindi anche le immagini di Real Vista che adesso oggi abbiamo saputo con questo scoop saranno disponibili con licenze open, le possiamo usare per tirar fuori informazioni sui cambiamenti sull'edificato, sulle linee viarie, possiamo usare giornali per utilizzare i dati di OpenStreetMap per esempio. Possiamo utilizzarli per avere informazioni anche più dettagliate su come cambia l'utilizzo del suolo nelle nostre città, e possiamo anche calcolare informazioni importanti proprio per il governo delle nostre città e del territorio, come il consumo di suolo. In questa immagine vedete un'azione che ormai si fa in maniera molto rapida, che è quella del calcolo della quantità di suolo che diventa impermeabile, cioè che non consente più il drenaggio dell'acqua, che naturalmente è un indicatore molto importante anche per studiare il dissesto idrogeologico, oltre che tantissime altre informazioni. Allora, oggi è possibile estrarre queste informazioni dalle immagini satellitari con delle procedure anche automatizzate. Quindi sapere come varia il consumo di suolo, sapere quante aree vengono bruciate a seguito degli incendi boschivi, per esempio, o quali aree sono allagate quando si verifica un'alluvione, come è successo in Sardegna, quando grazie alle acquisizioni tempestive di satelliti radar siamo riusciti a mappare molto velocemente le aree coperte d'acqua nelle ore successive all'evento. Quindi è possibile tirar fuori queste informazioni in maniera molto veloce e automatizzata. Se le procedure di estrazione di queste informazioni sono standard, noi riusciamo ad ottenere anche delle informazioni statistiche, quindi ottenere degli indicatori che possono essere calcolati con costanza nel tempo. Questo significa passare dal semplice utilizzo del dato a creare della conoscenza, quindi comincio a capire realmente quello che accade sul mio territorio, per cui la crescente disponibilità di informazioni acquisite dai dati, dai satelliti, da sensori aviotrasportati, da droni, mi permette di tirar fuori queste informazioni che non diventano più semplicemente delle mappe, non sono più soltanto dei geodata, ma sono informazioni che mi danno una conoscenza reale di quello che accade sul territorio. Allora, tornando al punto di partenza, questo è possibile oggi perché i data provider sempre più consentono di, pur se mantenendo dei vincoli di licenza sui dati, sul dato stesso, quindi sul dato grezzo, permettono sempre di più a chi costruisce valore aggiunto su questi dati di decidere poi liberamente che tipo di licenza applicare all'informazione a valore aggiunto che ne produce, che quindi può viaggiare in maniera slegata dal dato di partenza. E quindi questo dà un'ottima opportunità anche alle aziende che vogliono cambiare il loro approccio alla produzione dell'informazione geografica, di scegliere di rendere disponibili queste informazioni a valore aggiunto come dati open, perché è consentito dalle condizioni di licenza d'uso di questi dati. Quindi questo già apre degli scenari molto interessanti e molto nuovi per le aziende che vogliono investire su questo. Noi in Planet chiaramente lo stiamo facendo, e quindi ormai da diverso tempo i dati che rendiamo disponibili li forniamo con licenze aperte. Però che succede? Che se questi dati non sono fatti in maniera conforme a quelli che ormai sono gli standard internazionali riconosciuti, la loro usabilità
diventa scarsa e lo sa bene chi lavora con gli open data. L'eterogeneità dei formati, le differenze eccetera non permettono poi di elaborarli in maniera rapida e veloce come invece tutta questa disponibilità di dati deve poter consentire. Allora, importante la conformità agli standard internazionali. Inspire ci dice come i dati territoriali e ambientali in ambito europeo devono essere fatti, quali sono i modelli dati che devono prendere come riferimento. Se noi facciamo in modo che dal dato satellitare io tiro fuori un dataset conforme Inspire, sono certo che poi questo dataset possa essere interoperabile e quindi possa essere utilizzato per confrontare per esempio le informazioni che sono nel mio comune, Monica Sebillo citava le coperture di amianto, le posso confrontare con quelle del comune di Ferrara e con quelle di un altro comune, senza dover stare a sbattere la testa per rielaborare questi dati. E questo è importante perché, come dicevo, la velocità con cui queste informazioni si possono produrre deve essere accompagnata da una equivalente velocità nell'analisi di questi dati incrociandoli con altre informazioni, quindi con altri dataset che siano open, che siano proprietari, al fine di tirar fuori quelle informazioni e quegli indicatori che sono poi la vera conoscenza dei fenomeni che accadono sul territorio. Pensiamo agli indicatori del BES, del benessere, aiutami, ecco, sostenibile, che sono ormai indicatori che ci permettono di tenere sotto controllo numerose variabili che poi servono a governare le nostre città. Quello che su cui stiamo lavorando oggi e che quindi è un'ulteriore opportunità di business per le aziende che vogliono investire nello sfruttamento di questi dati è nel far sì che le informazioni geografiche, i dati geografici che riusciamo a estrarre dalle immagini satellitari con procedure automatizzate, standardizzate, rispettando gli standard Inspire eccetera, possano essere poi rese disponibili come dati liberi e collegabili, come linked open data, ovvero, stamattina è stato citato in un paio di occasioni, come dati che siano automaticamente gestibili da macchine, da computer, senza l'intervento umano. Questo è l'investimento, è una delle frontiere verso le quali stiamo andando e sulla quale stiamo investendo molto, perché questo vuol dire che la velocità con cui i dati vengono resi disponibili potrà trovare una corrispondente velocità nell'accesso alle informazioni che poi sono in questi dati e che ci aiutano a costruire i processi di conoscenza. Quello che stiamo facendo in Planetech è costruire un'architettura per cui rendiamo disponibile un endpoint SparkQL, questo lo capiranno in 5-6 persone in questa sala, ma nella quale confluiranno tutti i dati open che Planetech produce affinché possano andare a popolare la nuvola del cloud e quindi poi essere linkabili alle informazioni che vengono per esempio pubblicate dal geoportale dell'Emilia Romagna come linked open data o quelle che ormai numerose strutture in Italia rendono disponibili nello stesso modo. Ho concluso.